Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Che metodo utilizzate voi per studiare una canzone? Io vi dico il mio. Cantare in libertà. La prima cosa che io faccio quando devo studiare una canzone nuova è prendere il testo che troviamo tranquillamente su internet. Lo copio sul Word, quindi lo faccio bello leggibile, grande, senza le pubblicità intorno, e poi ascolto la canzone una volta leggendo e seguendo il testo che ho appena messo sul mio file Word, correggendo poi dei piccoli errori che a volte si trovano. Fatto questo, poi ascolto la canzone segnandomi i respiri del cantante, quelli che lui fa proprio, dove ci sono, li segno con una virgoletta. In modo che ho proprio un'idea certa del senso anche ritmico e interpretativo del brano. Perché respirare non significa soltanto prendere aria per vivere, ma anche per dare espressività al canto. Quindi, segnati tutti i respiri, poi cerco di ascoltare il brano stando in silenzio, perché la nostra voglia di cantare ci porta a cantare sopra il brano che stiamo ascoltando. Quindi se io sto, che ne so, cantando Bruno Mars, canto insieme a lui, ma mi perdo tutte le piccole particolarità del brano che il brano ha dentro. E questa è una cosa difficile da fare, lo so, perché a uno gli viene When I see your face e tu canti silenzio, ascoltiamo e basta, perché il fatto di cantare al di sopra è come sovrapporre un'immagine simile, però si perde un po', si perdono i contorni. Quindi all'inizio cerchiamo di cantare, di non cantare, quindi di stare in silenzio e ascoltiamo leggendo il testo e seguendolo, facendo gli stessi respiri. In questo modo noi avremo un quadro ben più definito della canzone che stiamo per studiare. Quando vengono i ragazzi a lezione io chiedo, beh, hai studiato la canzone che avevamo scelto? Sì, l'ho sentita un sacco di volte. Sì, ma sto studiando una canzone, sì. E poi non la sanno, puntualmente. Alcuni particolari li saltano completamente perché io lo so come studiano loro. Ci sono delle canzoni che hanno dei respiri distanti uno tra l'altro, hanno delle frasi molto lunghe dove non è possibile respirare. Vi do un consiglio: quando abbiamo già respirato, se non avete visto la puntata sulla corretta respirazione, fatelo. Cerchiamo di ancorare il nostro fiato senza disperderlo, cioè bloccando il nostro respiro, cercando di rimanere in apnea, in modo da poter cantare una frase molto più lunga senza dover prendere subito di nuovo il respiro, perché ci sono delle frasi che purtroppo non ci danno il tempo di respirare. Un esercizio che io solitamente faccio e faccio anche e consiglio anche ai miei ragazzi è questo: prendere un respiro, fare 2 secondi di apnea e poi iniziare a contare legando i numeri e allungando le vocali, in questo modo qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eccetera, eccetera, cercando di arrivare almeno a 20. E
vedrete che se riuscite a mantenere questo fiato fermo, allungare le vocali e stare sul suono senza sprecare l'aria, riuscirete a fare delle frasi molto più lunghe e quindi andrà sempre meglio. Quindi, ricapitolando, prendiamo il testo, lo correggiamo, lo stampiamo, ci segniamo i respiri e tutto quello che dobbiamo fare, ascoltiamo la canzone e mentre ascoltiamo la canzone... Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.